boy, it's really something super fantastic here. You couldn't ever imagine this. Roger, we know about that. Could you go the other way? Go back the other way. Well, this guy Riggs, pretty spectacular. God. Allora, signori, siamo qui per dimostrare le nuove caratteristiche dello Unic L'H520. Abbiamo tantissime novità. A partire dalla ST16. Innanzitutto ha uno skin totalmente rinnovato, abbiamo un materiale gommoso antiscivolo, lo riconosciamo subito la S perché ha la porta USB qui per le memorie di massa, per cui tutte le mappe offline le possiamo scaricare o anche video le possiamo memorizzare qui, oltre che sulla micro SD. La novità che risalta subito è innanzitutto la bussola, dove abbiamo la velocità, la quota, poi le altre informazioni telemetriche, ma soprattutto questa, ragazzi, abbiamo finalmente la mappa. È possibile fare caching anche delle mappe. Ecco, come vedete, lui rileva automaticamente l'on point rispetto al drone, quindi il triangolino con la prua, e il simbolo dello Unic qui è quello della ST16. Sentite quanto è silenzioso il nuovo H520 a motori armati. Ecco, qui c'è l'interfaccia vocale, tutto il software che si chiama Data Pilot è stato costruito, è stato sviluppato da zero. Ecco, avete visto questo, lui va in timeout, se io non do gas nel giro di pochi secondi va in timeout e si disarma da solo. Guardate la stabilità, ripeto, non abbiamo modulo RealSense IPS, per cui in questo momento si sta stabilizzando soltanto con il GPS. Il GPS è il giroscopio. È 90, emozione, abbiamo già fatto dei test sia con pochissima luce che di giorno, la resa è importante, ovviamente è migliorata tantissimo e abbiamo anche il 4K con 60 frame al secondo. Via! È davvero molto molto maneggevole. Il feeling agli stick è eccezionale. Ecco, queste sono tutte le caratteristiche della parte video in questo momento. Come vedete, ho dai 4K a 60 frame al secondo fino al 720. C'è anche la misurazione, lo spot metering per l'esposizione del diaframma. Ecco, adesso sto registrando. Ecco, questa è un'altra bella novità rispetto al TH, il passaggio fra la modalità video e quella fotografica è davvero istantanea. Foto. Proviamo a fare un pano video. Eccezionale. Pano 360, questa è una caratteristica della linea Typhoon,
comunque Unic con il gimbal a 360 a loop continuo, quindi lui non ha un fine corsa, io posso eseguire qualsiasi rotta e il gimbal continua a muoversi in modo indipendente. Il carrello si disarma da solo e niente, è veramente molto facile pilotarlo, dà una sicurezza che col TH probabilmente non ha, diciamo, il feeling è proprio quello, da maggiore sicurezza, davvero un modello più semplice. Lo riarmo, vado sul carrello, via, pronto in azione. Fermo, giù il carrello. Allora, non ha perso, nonostante le dimensioni, vi ripeto, questo è il modello 520, quindi abbiamo 4 cm in più, non ha perso in elasticità. Guardate quanto è fermo, immobile.